Ciao a tutti ragazzi, io sono Eros, la rosatura tradizionale. Il gruppo che vedete alle mie spalle è il mio gruppo Facebook, la rosatura tradizionale, che è passione milanese e calabrese, che lascerò in descrizione come tutti i miei social. Ci tengo a sponsorizzare il canale YouTube di Fabio e vi lascerò in descrizione il mio secondo canale per quanto riguarda i tatuaggi e il mio codice affiliato per quanto riguarda la Zoe Goodfellas. Inoltre volevo sponsorizzare anche un canale TikTok di Doart 3D, che fa delle statuine 3D fatte bene e le sa anche decorare molto bene. Adesso facciamo vedere la mascotte numero 1, Squirtle, con me da tantissimi anni ormai. Poi abbiamo il Joker, il Tomato, ragazzi, e ovviamente abbiamo la nostra Harley Quinn. Adesso mettiamo via un attimino queste mascotte, così mi libero un attimo delle le mani e riusciamo ad andare avanti nel nostro racconto di questo video. Poi, ovviamente, ormai fa parte anche della nostra catena di mascotte il Wolverine X-Men, quindi tanta roba che mi è stato regalato da Fabio Rasatura Tradizionale e da Daniele. Poi, per questo set, per questa sbarbata, utilizziamo un prodotto che ho preso a Vicolungo, che è praticamente questo qua, Barberry & Co. Questo qui, già provato per la testa come protezione, mi sembra ottimo. Poi lo abbino con, stando in tema di azzurro blu, con il Floyd. Ovviamente poi l'aftershave col tappo blu, ma in realtà non c'entra niente, però vabbè. Poi rasoio che mi ha dato Ronnie. Allora, questo qui non ha nessuna scritta, quindi è il rasoio della Figaro, mi ha detto, e lo armerò con le Iridium Super Stylus che mi ha dato Fabio da provare. Pennellino maiale ProRaso 83 in versione barattolo di vernice, e quindi direi che ci siamo, ragazzi. Adesso mi vado a fare il panno caldo e partiamo, voglio. E si parte. Un panno caldo. Partiamo poi con il montaggio e tutto il resto. Ok. No, nel frattempo lo facciamo diventare bello agghiacciante. Sfruttiamo il fatto che siamo ancora di qua, perché poi in inverno sarà difficile che riuscirò a fare il panno con il congelatore, perché ce l'ho di qua, ce l'ho anche in casa, però il problema è che diventa scomodo, perché se me lo dimentico poi è alla fine. Quindi meglio evitare di fare cavolate prima che poi dopo mi rimane un panno congelato, si congela direttamente. Meglio evitare. Adesso lo vado a posizionare. Così lo facciamo diventare bello agghiacciante. Allora. Incominciamo con il montaggio. Infatti lo vado a montare un po' così. Ovviamente era già quasi pronto, perché comunque avendolo usato prima. Allora, per quanto riguarda il maiale, i cerchi io di solito li faccio solo e esclusivamente nella prima passata, perché comunque ho più barba. Poi
avendo più barba, preferisco farli in prima passata, perché poi nelle altre due col maiale meglio di no, perché sennò si rischia di irritarsi per niente. Mentre con i sintetici non abbiamo problemi. Ovviamente mi sono dimenticato di armare il rasoio, ma vabbè, fa niente, lo faremo dopo. Vado a prenderne ancora un po', tanto ce n'è quanto ne voglio. Mettiamo un po' l'acqua qui, una ciotolina, così lo facciamo diventare bello corposo e soprattutto idratato. Poi comunque il maiale più lo usi più diventa morbido. A prescindere che io dovrò comunque, come detto nell'altro video, fare lo sbiancamento, così le rendiamo ancora più soffici del solito. E a noi piace bello morbido il maialazzo, ci vuole un maialazzo bello morbido. Io poi nella prima passata, come vedete, ci dedico parecchio, cioè nel senso mi ci diverto proprio a fare il montaggio. Anche perché comunque una buona schiuma aiuta molto alla scorrevolezza, aiuta molto anche alla protezione, insomma, tanti fattori. Ok, con un goccino d'acqua. Beh, direi che ci siamo. Abbiamo fatto un buon montaggio, dai. Allora, prendiamo un pacchettino di iridium. Poi troviamo l'apertura della lametta. Queste mi ha detto Fabio che sono delle lamette ottime e soprattutto sono più grandi rispetto ad altre. Però forse in questo caso, con questo rasoio, non hanno una grandissima esposizione, quasi minima. In questo caso è quasi minima. Però vabbè, l'importante è che comunque riusciamo a farci la barba, poi anche che è un pelino meno, un pelino di più. Però
A noi poco ce ne frega. Eh beh, eh beh, tanta roba sta la metta, tanta tanta roba. Andiamo ad idratare ulteriormente così ci aiutiamo a evitare magari il peggio. A parte che sta la metta, sinceramente non ho sentito nulla. Ha portato via tutta la barba in versione, diciamo, pelo, e nel verso del pelo non ho trovato problemi. Ho fatto anche un po' di cerchi giusto per. Comunque di sapone ne è venuto fuori abbastanza. E ne ho preso poco, poca roba. Poi infatti vi farò vedere il contenitore. Qua in questo caso non vado a mettere acqua inoltre perché già ne abbiamo. Vado a prelevare giù un pelino ancora. Questo è tutto quello che abbiamo. Hai voglia. Diciamo che la fragranza è molto leggera e sento un po' di limone. Ovvero agrumato, ma poco, cioè molto leggero. E poi sembrerebbe anche qualcosa tipo speziato. Comunque è bello corposo sto sapone. Mi piace. Per la spesa che è stata fatta di 7 euro e qualcosa va più che bene. Se non ricordo male era pure scontato. Anche perché dove siamo andati con Fabio, il fratello e la moglie,
lì a Vico Longo, anche quando ci sono i saldi, comunque i prezzi sono molto alti, quindi ci è andata anche bene. La seconda passata l'ho fatta, non ho sentito zero proprio. Sto alla metà, è un qualcosa di... Mamma mia, ragazzi, non si sente proprio. Questo rasoio che non ho mai provato, quindi non è che a dire che è un rasoio che conosco, non lo conoscevo neanche. Però tutti questi vari passaggi sì. Rendono magari il video un po' più lungo, un po' più noioso, tra virgolette, perché magari a chi non è proprio appassionato di questa cosa, magari si rende noiosa la cosa. Però voglio dire, comunque, a noi ciò che conta è il risultato finale. Lo scopo principale sarebbe evitare l'irritazione e evitare i tagli, soprattutto perché l'irritazione dipende. Quella purtroppo non è magari dovuta per forza sempre alla rasatura, ma anche lo stress, il clima e quant'altro. No, comunque sto sapone qui mi piace. Sì, magari forse devo metterci ancora un po' di acqua perché ho visto svolazzare qualcosina, ma non so se è dovuto al fatto che si sta seccando qua in ciotola o che cosa. Perché più che vaporizzarmi acqua in faccia. Però comunque adesso lo facciamo, eh. Visto che siamo arrivati all'ultima passata, cerchiamo di sfruttarla tutta. Così non consumiamo troppo. Direi che ce n'è. Ma sì, dai, aggiungiamo anche un po' d'acqua, però poca, eh? Giusto appena appena le punte. Che con tutto quello che abbiamo qua. Rischiamo poi di renderlo troppo acquoso e a me non piace.
Questi sono dei montaggi che secondo me sono fantastici. E dovrebbe imparare anche qualcuno, diciamo, che si chiama Fabio, rasatore tradizionale, a realizzare ciò, questi bei montaggi belli compatti ma anche idratati e quant'altro, senza avere troppa fretta nel montaggio, perché il montaggio è la cosa principale della rasatura. Infatti, vedete, siamo a 21 minuti. Io ne perdo tanto di tempo per fare sta roba. Uno perché è rilassante, poi comunque cerco di rendere la pelle pronta a una rasatura. Ok. Ultimo passaggio. Abbiamo finito i tre famosi passaggi. Adesso mi vado a sciacquare, faccio il profilo del pizzetto e poi ci vediamo per balsamo e after. Eccoci qua, andiamo a prendere un po' di balsamo, ne basta poco, giusto per idratare un pochino la pelle. Purtroppo questi rasoi a farfalla non mi piacciono tanto per il fatto che non vanno molto in profondità, non perché non sono buoni, è solo per quello. Perché tipo qua sopra qualcosa è rimasto, vicino al pizzetto, vabbè, per forza con qualsiasi, a parte quelli proprio pettine aperto. Però tutto sommato, dai, un buon 95 ce l'abbiamo come BBS, solo alcune zone un pochettino un po' più particolari, però devo dire che questa la mette tanta roba. Il rasoio anche mi è piaciuto. Purtroppo l'unica problematica è che non vanno troppo in profondità questi tipi, però vabbè, fa niente, non sempre bisogna per forza cercare una profondità elevata. Adesso vado a sventolare un attimino, così lo asciughiamo un po'. Ok, adesso metto via questo. Adesso prendiamo il panno che è nel congelatore, lo facciamo bello agghiacciante. Così
ci congeliamo un po'. Allora, lo strizzo un pochino, giusto per togliere l'acqua in eccesso. Mamma mia, mi sono congelato. Senza gelato. Beh, dai. Tutto sommato pensavo peggio, adesso vediamo con l'after. Perché comunque mi pare che irritazione non ce ne sia. Se non un puntino forse qui. Adesso vediamo. Con l'after cosa viene fuori. Allora, la rasatura praticamente da partire dal sapone al balsamo e all'after a me è piaciuto tutto. Questo sapone è particolare, la fragranza molto leggera, quasi inesistente, però quel poco che si sente è piacevole per quanto riguarda il mio sniffare, giusto per stare in tema di lupi Wolverine. Quindi io ne ho prelevato tanto così, cioè pochissimo. Questo è il punto dove ho preso. Eppure tanta roba. Tanta roba, ragazzi. Mamma mia. Adesso prendiamo l'after, agitiamolo. Non ha bruciato tanto in testa, quindi vuol dire che la protezione di sto sapone è buona. Poi bisogna vedere in faccia. In faccia così così. Più che altro qui un pochino. Però dai, alla fine tutto sommato non mi pare di essere irritato, eh. Se non un puntino qua si vede di più. Qui no. Qui nemmeno, quindi. Anche perché i puntini rossi che vedete non è irritazione in questo caso, ma è il caldo. Perché oggi mi sono allenato su nella mia mansardina e quindi comunque, ragazzi, io ho finito. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Mettete like, condividete attivando la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, andatevi a iscrivervi al canale di Fabio, al canale di Dovarte 3D e se vi fa piacere al mio secondo canale per quanto riguarda i tatuaggi. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Buone pelate, buone sbarbate a tutti. Ciao, a presto.